Ecco. Guardate, in questo momento c'è una, vi ho detto, seppure con una rigidità che non è stata forse manifestata precedentemente da parte della Commissione, dico, al di là di questa rigidità che è nel rispetto della norma, oggi chi doveva eseguire ciò che è dettato normativo, ciò che è previsto dal dettato normativo, non l'ha fatto. Chi ha diretto i lavori? Diretto? Chi ha diretto i lavori credo che sia l'ingegner De Santis, direttore dei lavori, l'ingegner Biagini, che è responsabile della tecnostruttura, e quindi a risalire con tutte le responsabilità che ci stanno. Qui non abbiamo timore di fare nominativi, non siamo sotto minaccia, non abbiamo paura di nulla. Abbiamo chiesto di aiutare questa nuova società che si è avviata in maniera precaria. Credo che poi lo spettacolo domenicale sia un bene, è un momento di grande socializzazione per la città, quindi il calcio a Foggia è patrimonio di tutti. Allora oggi, nel momento in cui vi sono alcune inadempienze, significa che si va contro il patrimonio di questa città, si va contro la tifoseria, si va contro una città.